È una bella giornata di sole al Porta Elisa, ma la testa è piena di pensieri, che tutto sarebbe diverso se si dovesse parlare solo di calcio. Sappiamo invece che non è così e che venerdì sera arriverà una prima scadenza per capire se la gestione Bacci è davvero arrivata al capolinea. Intanto, se vogliamo, e lo vogliamo, parlare di calcio, vediamo sgambare di buona lena gli ultimi arrivati alla Lucchese: Cristian Tavanti, laterale destro, che in organico prende il posto di Florio e parte nel ruolo di vice Merlonghi, ma sono già aggregati anche Gianluca Dauria e Simone Raffini. Galderisi va avanti e sa di poter contare su un gruppo di veri uomini e di gente che continuerà a lottare per la maglia. La prova di Alessandri è stata significativa ancorché sfortunata. Sabato arriva a tutto cuoio in uno di quei confronti che valgono doppio. Abbiamo giocato con grande intensità, grande spirito di sacrificio, grande voglia di lottare tutti insieme. Se guardate De Feo, se guardate Fanucchi e i tre giocatori davanti con Gargiulo, hanno speso l'ira di Dio. Però quella di sabato sarà un'altra partita. Adesso dovremo fare noi l'Alessandria e di conseguenza, cambiando un po' le caratteristiche, dovremo essere un po' più bravi collettivamente a tirar fuori le nostre qualità. Non mancano i problemi per quanto riguarda la formazione: Nobile quasi out per una caviglia gonfia, pronto a rientro tra i pali di Masi. Anche Cecchini non sarà della partita. Sugli esterni, probabile debutto di Tavanti a destra con Merlonghi di rotata a sinistra. La squalifica di Capuano comporterà il ritorno di Specia in difesa. Per il resto Mingazzini dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, mentre Gargiulo giostrerà in avanti. Fanucchi sarà il falso 9 in un ruolo che gli si addice, che non dà punti di riferimento agli avversari, e per battere il tutto cuoio può contare anche questo.